Grazie per avermi dato la parola e grazie soprattutto alla Camera amministrativa che ha pensato di invitarmi in questo seminario così, su queste tematiche così interessanti, tanto interessanti quanto delicate, devo dire. E in particolare ringraziamento al Presidente della Camera amministrativa che pare abbia pensato a me in realtà. Io mi tocca, dovendo appunto introdurre un po' il tema, mi tocca un inquadramento generale che sarà strutturato in questo modo. Vorrei molto velocemente ripercorrere l'evoluzione faticosa del concetto di discrezionalità tecnica, soffermarmi su alcune poche sentenze, quindi applicazioni del concetto di discrezionalità tecnica appunto applicato all'ambiente, al patrimonio culturale, quindi paesaggio e beni culturali, fare delle piccole riflessioni che in realtà potrei anche un attimo anticipare sulla base delle cose dette dall'avvocato di Cano e dal consigliere Spagnoletti, Leonardo. Cioè proporzionalità, nel momento in cui si parla di proporzionalità e quindi sostanzialmente si esce direi immediatamente dal concetto di discrezionalità tecnica, così come c'è stato così come è stato coniato dalla dottrina, è recepito poi appunto dal Consiglio di Stato con la sentenza già citata del 99. Ed in realtà, anticipando un attimo le mie considerazioni, che ovviamente cercherò di argomentare, ritengo che il confine tra discrezionalità tecnica e discrezionalità amministrativa sia molto molto labile ormai, e anche perché è evidente che il sindacato di legittimità volto appunto a verificare il rispetto da parte della pubblica amministrazione delle norme di azione si misura con i crescenti contenuti tecnici delle norme attributive del potere. E quasi tutti i settori della pubblica amministrazione sono ormai permeati da nozioni di tipo tecnico. E quindi questo problema si pone fortemente. Certo, il tema è più specifico, diciamo, oggi lo inquadriamo sotto l'aspetto del patrimonio culturale e dell'ambiente, ma in realtà è un macro tema, è un macro tema che si pone rispetto a moltissimi settori della pubblica amministrazione, dell'attività amministrativa, pensiamo alle autorità indipendenti, dove si è posto in modo forte sin da diversi anni. E, diciamo, io ritengo che si tratti di, cioè, ci sono degli approdi abbastanza consolidati da parte della giurisprudenza, proprio a partire dal nuovo corso inaugurato dalla sentenza del Consiglio di Stato del 99, con cui appunto si è aperto il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica, sulla base di questa distinzione tra opportunità riservata al merito e opinabilità degli apprezzamenti fondati su norme tecniche, quindi su norme che legittimano la pubblica amministrazione ad assumere decisioni fondate su cognizioni tecniche. E degli approdi che sono abbastanza appunto consolidati, come cercherò di dire. Diciamo che
dovendo appunto fare un quadro dell'evoluzione, un primo step evolutivo ha riguardato la distinzione della discrezionalità tecnica appunto da quella amministrativa o pura, e quindi soprattutto l'area della sindacabilità. Sullo sfondo i poteri istruttori del giudice amministrativo. Ed infatti storicamente le ragioni evidentemente connesse della ridotta sindacabilità della cosiddetta discrezionalità tecnica sono fondamentalmente due, una di carattere sostanziale ed una di carattere processuale. Quella di carattere sostanziale che ha ricondotto la discrezionalità tecnica al merito, inteso appunto come fatto, e in quanto tale sottratto all'area della sindacabilità, è una di ordine processuale, cioè la mancanza oggettiva di strumenti istruttori idonei nelle mani del giudice amministrativo. In realtà entrambe le ragioni poi hanno dovuto recedere, almeno apparentemente, di fronte all'evoluzione dei rapporti, per così dire, tra pubblica amministrazione e giudice amministrativo, sia appunto sotto il profilo più squisitamente sostanziale, e quindi dei concetti e delle categorie giuridici, sia sotto il profilo processuale. Sotto il profilo sostanziale, come è già stato ricordato non solo da me, subito prima dall'avvocato Di Cagno, il varco appunto è stato aperto dal Consiglio di Stato nel 99, sulla base di un concetto in qualche modo recepito dalla dottrina tedesca, che appunto quindi a differenza sulla base di ciò il Consiglio di Stato del 99 appunto ha differenziato la discrezionalità tecnica e il merito amministrativo attraverso la distinzione tra i cosiddetti concetti giuridici indeterminati, che poi trovano una loro concretizzazione, una loro applicazione attraverso l'attività di valutazione tecnica da parte dell'amministrazione, e giudizi invece di valore che involgono squisitamente il merito, in quanto sono la risultante della ponderazione degli interessi primari e secondari. Ora, il momento della concretizzazione o dell'applicazione tecnica dei concetti giuridici indeterminati, appunto pensiamo al pregio storico, attiene, secondo questo orientamento inaugurato dal Consiglio di Stato, attiene ai presupposti di legittimità del provvedimento e dunque non, in quanto tale non involge la sfera della opportunità, cioè della scelta tra più opzioni ai fini della cura dell'interesse pubblico in concreto, ma coinvolge il tema, o meglio, la fase, diciamo così, della individuazione dei presupposti di fatto suscettibili di verifica giurisdizionale diretta, a sindacarne appunto la attendibilità, che è un'attendibilità della soluzione tecnica che è confluita nella decisione, e che in realtà quando parliamo di attendibilità parliamo, cioè mi sembra che ci riferiamo ad un concetto di sintesi rispetto alle varie declinazioni dei principi che presidiano il corretto esercizio del potere amministrativo, e quindi sostanzialmente i diversi principi declinati e discendenti dall'articolo 97 della Costituzione. Si transita in questo modo appunto definitivamente da un controllo meramente estrinseco, e quindi un mero controllo formale, si dice, relativo all'iter logico, ad un controllo intrinseco attraverso un accesso diretto al fatto, come appunto è affermato peraltro recentemente, cioè nel discorso del presidente Patroni Griffi, come ci diceva l'avvocato Di Cagno.
quindi ad un controllo intrinseco, dicevo, attraverso un accesso al fatto diretto e ai presupposti che sono alla base della decisione. Questa acquisizione è stata poi supportata, completata sotto l'aspetto processuale, dall'introduzione della consulenza tecnica d'ufficio, che era, come dire, l'aspetto mancante prima, appunto, della riforma. E su questo aspetto, diciamo, non mi soffermo, almeno al momento, se non per dire che comunque, per come è disciplinato questo strumento dal codice del processo amministrativo, come dire, non è proprio incentivato nella sua utilizzazione. E ora, tornando all'aspetto sostanziale, in particolare alla intensità del sindacato intrinseco esercitabile dal giudice, la giurisprudenza prevalente si è attestata nel senso della inammissibilità di un sindacato pienamente sostitutivo, proprio ai fini di evitare, di esorbitare, nell'eccesso di potere giurisdizionale, anche sulla base delle indicazioni forniteci dalle sezioni della Cassazione. E quindi, diciamo, si esclude un cosiddetto sindacato intrinseco forte, che è quello che porterebbe alla sostituzione del giudice amministrativo nel provvedere, quindi nel decidere in ordine alla situazione, diciamo così, in ordine all'esercizio del potere amministrativo. E quindi questa impostazione ha prevalso in considerazione sia della opinabilità delle soluzioni tecniche adottate proprio dell'applicazione delle soft science, sia del principio ineludibile della separazione dei poteri. Quindi sono stati questi i fattori che hanno portato a far prevalere il cosiddetto sindacato intrinseco debole, se può esistere un sindacato intrinseco debole o forte, diciamo così. Si è detto che non rileva la mancata condivisione della valutazione tecnica da parte del giudice, ma rileva la correttezza, rilevano i principi della correttezza, della ragionevolezza, della proporzionalità e quindi, appunto, come concetto di sintesi, l'attendibilità. Che cosa resta? Resta, come ci diceva l'avvocato Di Cagno, la forza, diciamo così, ai fini della effettività, l'effetto conformativo del giudicato per garantire l'effettività della tutela in seguito all'annullamento del provvedimento. È poco, molto, insomma, secondo me è comunque una garanzia, come giustamente sottolineava il consigliere Spagnoletti. Questo dal punto di vista generale. Che cosa accade in materia di ambiente e di patrimonio culturale, che sono, diciamo, i terreni elettivi della discrezionalità tecnica? Cominciando dall'ambiente, da un esame della giurisprudenza mi è parso che nelle ipotesi in cui la norma attributiva del potere sembra ricondurre l'attività amministrativa allo schema della discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo sia in qualche modo condizionato, o meglio, più che condizionato, direi più positivamente orientato dallo schema logico giuridico della discrezionalità amministrativa e dei limiti al sindacato giurisdizionale che adesso è insito. Qualche autore ha parlato in modo originale di scivolamento della discrezionalità tecnica nella discrezionalità amministrativa. E quindi, come appunto ho già anticipato, mi sembra che nelle diverse declinazioni vengano utilizzati sostanzialmente i principi riconducibili dall'articolo 97 della Costituzione, che sono il paradigma per la discrezionalità amministrativa che ha ad oggetto gli interessi in gioco. E
Qui a riguardo preciso che si parla di discrezionalità tecnica. Quando parlo di discrezionalità tecnica mi riferisco sia alla, a quella che potremmo chiamare discrezionalità tecnica in senso proprio, ma lo faccio perché la giurisprudenza talvolta fa un po' di, come dire, di ambigui, cioè un po' ambigua su questo. Non sappiamo se in confusione o volutamente, cerca in qualche modo di trovare delle... Se è una confusione colposa o dolosa, no, potrebbe essere anche una confusione costruttiva, scusate, cioè nel senso che cerca di dare un contributo considerando i limiti del sindacato, quindi insomma. Comunque dicevo, occorre precisare appunto che mi riferisco sia all'ipotesi di discrezionalità tecnica in senso proprio, cioè quella che riguarda la verifica, cioè le valutazioni aventi ad oggetto la verifica dei presupposti di fatto dell'azione amministrativa, sia quelle in cui la valutazione dei dati tecnico-scientifici sia funzionale appunto alla scelta del contenuto provvedimentale. Almeno leggendo così potrebbe sembrare sulla base della morfologia della norma, cioè leggendo le norme con cui, attraverso le quali si risale al potere. Dalla lettura delle sentenze sembra che il giudice amministrativo appunto rimanga entro appunto i limiti propri della verifica circa la sussistenza dell'eccesso di potere. Questo ovviamente fatta eccezione per le ipotesi in cui l'attività amministrativa consista in un mero accertamento tecnico e in cui diciamo è supportato dalla verificazione. Ho individuato alcune sentenze, le sentenze sono moltissime, soprattutto quelle del secondo tipo, cioè quelle relative alle valutazioni tecniche che condizionano il contenuto del provvedimento. Così appunto in tema di siti contaminati, di cui l'articolo 244 del codice dell'ambiente, ho individuato una sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia Trieste del 2013 che si occupava della individuazione della responsabilità del quale presupposto per imporre le misure di bonifica di siti appunto contaminati, che per esempio fa leva esclusivamente sulla motivazione e infatti dice, scusate leggo un attimo, la mancanza di un'adeguata motivazione in relazione a provvedimenti in materia ambientale non può ritenersi giustificata dall'ampia discrezionalità tecnica che spetterebbe all'amministrazione in detta materia, poiché la censurabilità della discrezionalità tecnica, che non può arrivare alla sostituzione del giudice all'amministrazione, può consistere nel controllo esterno dell'esattezza e correttezza dei parametri della scienza utilizzata. In altri termini, laddove l'amministrazione non provi che l'inquinamento riscontrabile nel sito sia imputabile alla società, quest'ultima non può essere imposto alcun obbligo di adottare misure di bonifica in un'ottica di recupero. Questo è certamente il fatto di discrezionalità. Esattamente. Diciamo, chiamiamole come stanno. Esattamente. Sì. Il Consiglio di Stato si occupa della stessa disposizione sempre con riferimento alla individuazione della responsabilità, della responsabilità ai fini della bonifica dei siti contaminati e in una sentenza del 2015 o 2569 della quinta sezione, dopo aver chiarito che non... dopo aver chiarito ed essersi pronunciato sulla legittimità dell'accertamento, in questo caso accertamento, che però per esempio in quel caso il Consiglio di Stato a un certo punto chiama valutazione, quindi c'è già un minimo di... dopo aver appunto chiarito che non può dubitarsi dell'accertamento della sussistenza della contaminazione del sito compiuto dalla pubblica amministrazione e che quindi considera legittimo, respinge l'appello della società ricorrente, in questo caso era l'ENI, perché non era stato dato alcun elemento probatorio inequivoco e oggettivo per escludere la correttezza e la coerenza effettuata dall'ARPA in ordine alla comparazione tra i dati delle analisi del campione di liquido prelevato e le concentrazioni delle sostanze rilevate in zone di
Ancora, c'è un'altra, c'è una, un altro Consiglio di Stato del 2015, questa volta sulla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, che è evidentemente un presupposto ai fini poi della valutazione di impatto ambientale. E nel valutare l'ammissibilità dell'ampliamento, l'oggetto era un ampliamento di una discarica, quindi nel valutare l'ammissibilità dell'ampliamento di una discarica afferma che la valutazione dell'ammissibilità dell'ampliamento della discarica, sia pure con il rispetto di puntuali prescrizioni, è espressione, così c'è espressione di discrezionalità tecnica, come tale non sindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi di manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, illogicità, travisamento dei fatti non provate dall'appellante. Quindi vediamo che i canoni sono esattamente questi. Questo aspetto, diciamo, questa tendenza è confermata nell'altra categoria di sentenze che si occupano, come dicevo, come vi dicevo, di controversie in cui la valutazione tecnica, tecnico-scientifica condiziona il contenuto provvedimentale. Sostanzialmente cioè, ce ne sono tante nelle varie che riguardano varie questioni, anche aree protette, parchi, eccetera, ma diciamo io ho individuato alcune che riguardano il provvedimento autorizzatorio richiesto dalla pubblica amministrazione subordinato alla valutazione di impatto ambientale. Qui ho cercato di differenziare, cioè ho individuato due tipologie di sentenze che in realtà si sembrano distanziarsi, ma sembrano distanziarsi perché in realtà le argomentazioni risentono in qualche modo della sensibilità degli estensori, della sensibilità dei giudici, ma come, davvero a me pare che comunque sono anche queste riconducibili ad un orientamento consolidato. La prima tipologia è quella per cui appunto la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la stretta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto delle varie alternative possibili. Ma è evidente, vabbè, insomma, diciamo sotto questo aspetto effettivamente diciamo, discrezionalità tecnica, ecco, potremmo dire che si tratta di una discrezionalità amministrativa condizionata da valutazioni tecniche oppure mista, ma insomma io non sono d'accordo, non mi piace la discrezionalità. E mi riferisco a quello del Consiglio di Stato del 2015, anche in questo caso sempre quinta sezione 2569. In modo assolutamente logicamente conseguenziale, un altro Consiglio di Stato dice: l'amministrazione nel rendere il giudizio di valutazione ambientale esercita un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione. Qui insomma un Consiglio di Stato del 2013 che riforma un TAR Calabria riguardava un progetto di parco eolico. La seconda tipologia di sentenze, sempre in materia ambientale, riguarda sempre la valutazione di impatto ambientale ed è una, cioè, mi pare che astrattamente, o meglio, come impatto immediato sembra in qualche modo distaccarsi.
Ma poi la verità è che i canoni utilizzati sono, i canoni ai fini della legittimità utilizzati sono sempre gli stessi. E qui c'è un Consiglio di Stato, sesta sezione questa volta, del 2014, 4775, che in questo caso si affronta specificamente il tema, la questione del sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione di impatto ambientale, e rileva appunto innanzitutto una carenza di motivazione. Una carenza di motivazione deriva dal fatto che l'autorità procedente, l'autorità competente, pur avendo concluso in modo positivo il procedimento di valutazione di impatto ambientale, durante il procedimento aveva espresso una serie di criticità. Quindi questo atteggiamento un po' perplesso, giustamente secondo il Consiglio di Stato, avrebbe richiesto una motivazione decisamente più dettagliata, decisamente più ampia, per convincere del superamento delle criticità rilevate dalla stessa autorità competente. Quindi, nel confermare i vizi del provvedimento che erano stati già riscontrati dal giudice di primo grado, si esprime dicendo che, sebbene la valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione di un impianto eolico sia improntata ad ampia discrezionalità, sia tecnica che amministrativa, la successiva cognizione del giudice amministrativo non è limitata alla logicità, congruità e completezza dell'istruttoria, ma si estende alla valutazione dell'eventuale erroneità dell'apprezzamento dell'amministrazione. Quindi, diciamo, va più, un po' più in fondo, ma diciamo entra un po' di più, ma in realtà comunque quali sono i parametri che poi utilizza? Sono appunto i parametri della logicità, congruità e completezza dell'istruttoria, estendendosi appunto all'oggetto del giudizio anche, cioè quindi utilizza questi canoni, questi principi, ma dice anche il sindacato si estende alla esatta valutazione del fatto secondo i parametri della disciplina della fattispecie rilevante, ove in concreto verificabile. Quindi entro nel fatto, ma i canoni, cioè utilizzo i parametri dell'eccesso di potere sostanzialmente. Diciamo, le sentenze sono tante, quindi ne ho veramente selezionate, ne ho selezionato solo queste, ma dalle quali mi pare che appunto emerga questo macro orientamento secondo cui nella discrezionalità tecnica in senso, sia nella discrezionalità tecnica in senso proprio, sia in quella mista o comunque discrezionalità amministrativa a sfondo tecnico, diciamo così, viene in rilievo un orientamento, come dire, omogeneo, molto molto legato alla, molto legato alla, ai canoni della legittimità e soprattutto dell'eccesso, ovviamente dell'eccesso di potere. Questo, che cosa succede invece in materia di patrimonio culturale, quindi di paesaggio e di beni culturali? Qui sarò, cercherò di essere più veloce. E patrimonio culturale, che veramente, in cui patrimonio culturale e discrezionalità tecnica sembrano, sono da sempre un binomio inscindibile, e la ragione del tecnicismo viene ricondotta direttamente all'articolo 9 della Costituzione, che oppone la salvaguardia del patrimonio culturale alla scelta libera tra interessi come alle concrete valutazioni di opportunità e convenienza. Cito Severini, un bel articolo, peraltro completissimo, di giurisprudenza, apparso su Edon, che si occupa appunto di discrezionalità tecnica, patrimonio culturale e principio di proporzionalità. E da quello che ci dice il Consiglio di Stato, effettivamente sembra essere così. C'è una sesta sezione, 3652 del 2015, appunto in tema di autorizzazione paesaggistica, in cui il Consiglio di Stato è molto netto.
e dice alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento della comparazione con altri interessi ancorché pubblici che di volta in volta possono venire in considerazione. E quindi siamo in materia, in tema indiscutibile di discrezionalità tecnica. Questo lo precisa il Consiglio di Stato, dice, ricorda appunto che la discrezionalità tecnica è caratterizzata appunto dal perimetro della unicità dell'interesse. Il paesaggio, secondo questa enunciazione di principio, direi, in realtà, non si deve confrontare con nessuno. I tecnici, il Ministero, non si deve minimamente occupare degli altri interessi. Qui il giudizio riguardava una conferenza dei servizi, perché a un certo punto il Consiglio di Stato addirittura dice i tecnici del MIBAC non devono occuparsi del confronto con altri interessi, di questo si occuperanno eventualmente gli organi politici e quindi si trasformerà. Cioè, non sarà più una deroga, ma si trasformerà in una scelta politica, quindi un atto di alta amministrazione. Sì, infatti. Una enunciazione di principio, in realtà, perché comunque si trova a fare i conti proprio con con il concetto di opinabilità delle soft science alla base del sindacato intrinseco del giudice amministrativo e con riferimento al patrimonio culturale costituisce il limite intrinseco dell'uso legittimo del potere. E in altri termini il problema è quello del limite della latitudine, diciamo così, della opinabilità, quindi il limite di accettabilità di questa naturale opinabilità. Il giudice amministrativo, soprattutto in materia di patrimonio culturale, riesce in qualche modo a superare, come dire, questa cortina di immunità della opinabilità, come? Proprio attraverso, ancora una volta, il sindacato, cioè attraverso la utilizzazione dei canoni dell'eccesso dei principi che, diciamo così, governano e che presidiano il corretto esercizio del potere amministrativo. A riguardo, per esempio, ho voluto citare una sentenza che forse è una sentenza, come dire, un po' limite, ma che smentisce decisamente l'enunciato di purezza del paesaggio e quindi la inconfrontabilità del paesaggio con il resto con tutti gli altri interessi afferenti il territorio. È una sentenza del 2010, sempre del Consiglio di Stato, sesta sezione, con cui si era annullato un atto di un soprintendente che a sua volta aveva annullato un parere paesaggistico del comune, siamo a Napoli, un parere paesaggistico del comune che aveva autorizzato sostanzialmente il condono di una sopraelevazione a Capodimonte. Capodimonte che, per quanto appunto sia un'area vincolata, in realtà cioè, è vincolato soltanto il bosco, perché poi è la reggia, perché poi il resto del territorio è completamente degradato. E di questo il Consiglio di Stato ha tenuto assolutamente conto e ha affermato che in questo caso, in tal caso estremo, dice, l'amministrazione ha ormai il dovere di tenere presente la realtà attuale dell'area e di valutare la reale offensività dell'innovazione su quanto davvero persiste dei valori paesaggistici protetti. Quindi sostanzialmente quella valutazione da parte del soprintendente andava rapportata alla considerazione del degrado sistematico del contesto in cui dei valori paesaggistici che caratterizzavano quel contesto. Quindi a mio avviso c'è una
come dire, un'invariante che è proprio costituita dai principi che governano la correttezza dell'azione amministrativa, così come quelle declinazioni appunto dell'articolo 97 della Costituzione. Non intendo ovviamente in questo modo negare completamente la tecnicità della valutazione, ma invece io diciamo sono abbastanza d'accordo con i grimaldelli che il Consiglio di Stato, che la giurisprudenza amministrativa cerca, perché in realtà io francamente penso che oltre l'eccesso di potere al momento il Consiglio di Stato non possa andare, il giudice amministrativo non possa andare, a meno che non si voglia completamente stravolgere il contesto, il sistema istituzionale. E concludo, vado a concludere, ma questo diciamo non significa ampliare, a mio avviso, l'ambito riservato alla pubblica amministrazione o peggio indulgere all'arbitrio della pubblica amministrazione. Significa invece, soprattutto che si considerino gli ulteriori elementi di valutazione che sono in possesso del giudice amministrativo. Oltre all'eccesso di potere, ripeto, a mio avviso, certo nella sua evoluzione non può andare allo Stato, cioè potrà scandagliare il merito, ma non può, come dire, entrare nel merito. E quindi la conclusione è che appunto anche nei casi in cui la morfologia della norma sembrerebbe suggerire il contrario, i confini tra discrezionalità tecnica appunto e discrezionalità pura o amministrativa, come dicevo all'inizio, si fanno decisamente più labili, e quindi a mio sommessissimo avviso in questo momento in realtà il baluardo da preservare è il procedimento amministrativo, non tanto il processo, a meno di non voler appunto stravolgere l'intero sistema. Cioè occorre, a mio avviso, in questo momento tutelare la tutela procedimentale rispetto a quella processuale, perché i confini del sindacato giurisdizionale appaiono abbastanza evidenti. Al contrario, creare invece delle condizioni per una partecipazione procedimentale che sia veramente qualificata significa davvero creare un presidio sul piano del merito tecnico-amministrativo che invece in questo momento è precluso al giudizio. D'altro canto, aumentare i parametri di valutazione, cioè di riconoscimento giuridico di questi parametri, riduce sicuramente i margini di discrezionalità da un lato e dall'altro fa proprio crescere le chance di sindacato giurisdizionale proprio grazie all'aumento dei parametri di valutazione, della quantità di parametri, quindi dei confronti attraverso questi parametri di valutazione. In questo momento a me pare invece che il procedimento amministrativo, come dire, non goda di ottima, di buona salute, considerando tutte le esigenze legittime di semplificazione di procedimento digitale, ma che forse hanno bisogno di essere in qualche modo presidiate da regole che garantiscano appunto la partecipazione e la rendano davvero, davvero qualificata. Grazie.